professor Filippo De Bro, e siamo tutti veramente molto, molto curiosi, interessati a sentire che cosa ci racconterà. Il professor Montano per aver accettato e gli do la parola. Grazie Paolo, grazie mille per questo invito, la moderazione di questo interessantissimo seminario del professor De Bro. E prima di introdurre il professor De Bro vorrei fare un piccolo prologo. Vi rubo solamente un paio di minuti e vi faccio vedere due diapositive che ho preparato rispetto alla... Adesso, ecco qua. Allora, vedete? Allora, due cose molto veloci sulla storia delle malattie. La storia delle malattie ha avuto fino a pochi anni fa un'interpretazione molto tradizionale che era basata sull'alterazione della morfologia, l'alterazione tissutale e cellulare. Siamo passati dal concetto base di organ disease, che era stato descritto da Morgagni all'inizio del Settecento, dopo un secolo siamo arrivati al concetto di malattia cellulare, e in questo Wierkopf è stato il grande iniziatore. Siamo poi passati alla malattia molecolare con Linus Pauling, che per la scoperta dell'eziologia dell'anemia falciforme vinse il premio Nobel, e adesso siamo alla precision medicine. Che cos'è la medicina personalizzata? Il termine personalizzato alcune volte suscita un po' la domanda, ma è ovvio, noi facciamo medicina, curiamo le persone, la medicina è personalizzata, ma qui il concetto è invece diverso, c'è un vero e proprio shift del paradigma medico, per cui noi siamo passati da un approccio clinico basato sui sintomi a un approccio invece che è ancora quello attuale, basato sulle evidenze, sul pattern recognition, sulla composizione di una serie di ipotesi analitico-deduttive, e alla medicina del domani, che è quella che prevede e, diciamo, utilizza per il ragionamento clinico non solo tutto quello che ci viene dal passato, ma anche una serie di regole, di algoritmi, di database e di dati di ciascuna persona che servono a rendere più precisa, ed ecco il termine anche medicina di precisione, più precise ed efficienti le cure. Ricordiamoci sempre anche che dobbiamo considerare, per capire esattamente il concetto di salute e malattia, che l'uomo è immerso in un ambiente, e questa è Riggs, che nel 2018 ha pubblicato diciamo, ha riorganizzato il concetto di environment umano con queste grandi tre grosse sfere, che sono la sfera personale, che è sotto come vedete, l'influenza di quella sociale, a sua volta quella naturale. E qui è molto facile per me dire che immaginate tutto ciò che la sfera sociale, la sfera naturale, la sfera sociale potremmo parlare del coronavirus, la sfera naturale potremmo parlare del climate change, piuttosto che dell'inquinamento atmosferico, provoca a livello della salute di ognuno di noi, laddove poi i determinanti, questi sono dei trigger, laddove la genetica e tutta una serie di aspetti personali sono fondamentali e cruciali per poter poi intervenire sulla patologia. E quindi chi altri meglio del professor De Bro per parlarci di questo? Il professor De Bro è professore ordinario di oncologia alla Statale di Milano dal 2015. Si è laureato in statale, specializzato in statale, dopo aver passato alcuni anni negli Stati Uniti alla Wayne State University di Detroit e un paio d'anni a Parigi, a Russia, è tornato a Milano, all'Istituto Europeo di Oncologia, dove ha diretto per una decina d'anni, prima dal 94, la
unità operativa di farmacologia per poi diventare nel 2011, cosa che attualmente è ancora, direttore della medicina oncologica 1 dell'istituto. Il professor De Rua quindi ha una unicità, se vogliamo dire, che ha una grandissima esperienza sia dal punto di vista della farmacologia, delle scienze precliniche, con poi un'esperienza clinica davvero notevole. È ovviamente, come potete immaginare, visto il suo expertise, ha fatto parte di comitati tecnici scientifici del Ministero piuttosto che regionali, ha una produzione scientifica direi abbastanza sterminata con più di 480 pubblicazioni e credo che sia veramente la persona più titolata per questo, per raccontarci pregi, difetti e la prospettiva futura della medicina di precisione. Quindi io ti ringrazio tutti voi e tolgo le mie diapositive e do la parola al professor De Bro. Allora, grazie a tutti, io sono molto onorato di questo invito. C'è una quasi un conflitto di interesse perché la Mangiagalli è un punto di partenza per tanti di noi. Questa è una delle cliniche con cui ho cominciato a lavorare quando ho cominciato a fare ricerca, lavorando sulle leucemie, lavoravamo sui feti per cercare di capire lo studio del midollo nelle leucemie linfatiche acute, che sono state l'oggetto della mia tesi, e quindi ho lavorato in collaborazione con dei colleghi, con dei vostri colleghi, molti anni fa. E sono sempre stato molto attento alla dinamicità. È una delle istituzioni, secondo me, fondamentali di questa città e di questo paese, proprio per la capacità di creare innovazione intorno all'ostetricia e alla ginecologia, che sono sicuramente, dal mio punto di vista, delle specialità molto, molto importanti. Io faccio un lavoro diverso, nella mia vita sono sempre stato un po' curioso. E come ha detto il professor Montano, ho cercato di trasformare l'osservazione sperimentale in un'applicazione clinica. Inizialmente, quando ho cominciato a lavorare, lavoravo in laboratorio, anche se non ho mai avuto grande passione per gli zoccoli, e poi ho cercato di sviluppare, però ho visto che dal laboratorio era difficile avere accesso alla clinica, e quindi ho provato a fare il contrario, cioè a tornare in clinica. Quando sono rientrato dagli Stati Uniti e dalla Francia, sono tornato all'Istituto Nazionale dei Tumori, ho cominciato a fare l'attività clinica e cercare di trasformare quello che avevo imparato come metodologia per arrivare ad avere quello che adesso si chiama medicina traslazionale, cioè raccogliere informazioni che ci possono aiutare a curare meglio le persone. E questo è sempre il mio challenge con tutti i miei colleghi con cui facciamo ricerca, perché il ricercatore di base è innamorato del dato e terrorizzato dall'idea che questo sia applicato nella cura delle persone, e qualche volta non si rende conto che noi clinici prendiamo delle decisioni qualche volta tirando delle monete, nel senso che almeno in oncologia, quando tu arrivi a dare un trattamento a una persona che ha una probabilità di successo nell'ordine del 20-30-40%, che noi consideriamo una buona probabilità di successo, stiamo parlando di possibilità contro probabilità negative. Quindi qualsiasi sforzo per migliorare questo tipo di attività è fondamentale. Questo però si scontra con il fatto che lo human being è molto diverso dalla cellula e dal topo, e quindi per chi lavora a sviluppare tutte le basi che sono fondamentali, voi dovete tenere presente che l'applicazione è importante, ma non esisterebbe se non ci fosse chi fa tutta la parte di ricerca di base, che io ritengo molto importante, e quello che è ancora più importante è riuscire a parlarsi. Come voi sapete, nell'ambiente accademico e nell'ambiente medico non è sempre così facile, e quindi io credo, visto che ci sono un sacco di giovani presenti a questa cosa, quello che io insegno ai miei specializzandi, quello che insegno agli studenti, quello che spero possiate recepire anche voi, è che bisogna imparare a comunicare tra di noi per cercare di crescere tutti insieme. Cioè la competizione è bene accetta, però alla fine dobbiamo considerare che quello che noi facciamo è nell'interesse dei malati. Allora, io volevo partire da questo.
La medicina di precisione qualche volta viene affrontata anche come medicina personalizzata. Ecco, io su questo tipo di concetto ho qualche osservazione, cioè personalizzare una cura vuol dire adattare un'informazione che noi abbiamo su come potremmo curare una malattia a una persona che ha la malattia. E noi non dobbiamo mai dimenticarci che da medici curiamo persone, non malattie. Quindi la personalizzazione della cura è quello che noi facciamo quotidianamente facendo della buona medicina, se riduciamo le dosi di un farmaco tossico, se ne modifichiamo la frequenza di somministrazione, eccetera. Ovviamente tutto questo deve essere fatto non su una base così empirica, ma cercando di approfittare delle evidenze disponibili, e quindi richiede una grande cultura. Cioè, personalizzare una cura vuol dire rispetto di una persona che magari ci presenta alcune problematiche che non sono quelle della media, perché voi sapete che gli studi clinici vengono fatti in popolazioni selezionate, che non rispecchiano spesso la realtà, e applicare quel tipo di informazioni invece alla realtà, ai malati che usano psicofarmaci, che hanno patologie cardiologiche, che hanno problemi di Alzheimer, mille altre cose. E quindi una medicina personalizzata è una medicina che tiene conto del fatto che si curano delle persone e può modificare degli standard per cercare di ottenere i migliori risultati sul singolo individuo. La medicina di precisione può essere un'interpretazione della medicina personalizzata, ma in realtà è questo nuovo approccio che, come diceva il professor Lontano, ci porta a cercare di capire meglio quelli che sono i meccanismi, e in oncologia in particolare, di crescita di una neoplasia, quali sono i meccanismi che ne guidano i processi di trasformazione, di crescita, se ci sono dei geni che ne determinano la proliferazione, se ci sono dei geni che non ne limitano più l'arresto e così via. E sulla base di questo, grazie al grandissimo sviluppo tecnologico che c'è stato negli ultimi anni, si possono individuare dei trattamenti molto mirati, molto precisi su quei singoli meccanismi. Io oggi cercherò di raccontarvi queste cose, però vorrei che vi fosse chiaro un principio. È un processo dinamico. Non è che noi ci possiamo basare su una singola informazione. È un processo che richiede un'integrazione molto grossa delle informazioni, anche perché la tecnologia attuale è talmente rapida nel svilupparsi, nel crescere e nel produrre informazioni, che l'integrazione delle informazioni è fondamentale. Ma l'altro aspetto è che le malattie hanno un comportamento dinamico, e uno dei problemi anche della medicina di precisione sono i meccanismi di resistenza. Allora, quando noi parliamo di medicina, se noi vogliamo non considerare la mia prima affermazione, cioè il fatto che si deve adattare una cura alla persona, e questa è ancora medicina personalizzata, ma mentre la medicina di precisione sostanzialmente considera quello che è la malattia dell'individuo, stiamo parlando di tumore in questo momento, quali sono le sue caratteristiche molecolari o genetiche, quali sono le caratteristiche genetiche e farmacogenetiche dell'individuo anche, perché ci sono persone che non tollerano, per esempio, certi farmaci. Quindi, come diceva giustamente il professor Montano, tener conto dell'environment, che in questo caso è la persona, delle human being, cioè quindi delle caratteristiche del ricevente di un trattamento che potrebbe essere non adeguato a quella persona per le sue caratteristiche genetiche germline, di persona, farmacogenetiche sue, oltre alle caratteristiche della malattia che purtroppo lo ha colpito, è un modo per identificare sottopopolazioni di pazienti in cui noi speriamo di ottenere dei risultati migliori, perché ci orientiamo meglio sul tipo di trattamento. Poi si può personalizzare questa cosa, e un modello classico di personalizzazione è sostanzialmente quello che voi avrete letto, sentito, seguito, per chi di voi è curioso, che sono per esempio le CAR T-cell, cioè la costruzione di meccanismi di difesa immunitaria individualizzati, fatti con le cellule della persona, che vengono in qualche modo educate a reagire nei confronti di un target neoplastico della malattia che questa persona, da cui questa persona è stata colpita. E quella, se vogliamo, è la maggior personalizzazione che noi possiamo fare. Cioè usiamo, come costruiamo dei processi terapeutici che tengono conto delle caratteristiche del sistema immunitario delle persone, che noi espandiamo e riattiviamo su quelle persone, ed è molto individualizzato. Io adesso vi farò un'introduzione generale su quello che è lo sviluppo dei farmaci, perché questo serve un po' per capire tutto il discorso che faremo poi a valle.
Allora, voi sapete che nello sviluppare un farmaco ci sono alcune fasi, no? C'è, se vogliamo, tutta una parte preclinica in cui si crea, l'informazione, poi c'è una parte clinica e poi c'è la parte post, approvazione, cioè quando sostanzialmente il farmaco è entrato nella commercializzazione e si affrontano i reali problemi, cioè quello che dicevo prima, si affronta il problema di vedere di applicare l'informazione che noi abbiamo ottenuto da popolazioni selezionate, che sono quelle degli studi clinici, nella popolazione normale e quindi di pazienti che, alcuni dei quali, anzi molti, sarebbero per esempio stati esclusi dallo studio clinico per le loro caratteristiche di pazienti, non per la loro malattia. E in questo processo, che può richiedere molti anni, voi vedete che dopo aver cercato nella fase 1 di definire quelle che sono le dosi e la frequenza, le modalità di la tollerabilità di un trattamento, si passa a una fase 2, che è quella in cui si va a cercare di vedere se questo trattamento è attivo in certi farmaci, e quando si ottiene un risultato positivo, nella fase 3 si confronta la novelty con lo standard terapeutico e chi vince sarà il nuovo standard terapeutico. E poi nella fase 4, che è una fase molto importante perché, per esempio, si va a verificare se quello che gli studi di fase 3 hanno prodotto nella popolazione, diciamo, più generale è confermato. Questo processo dalla fase 3 alla fase 4 è cruciale, ve lo dico per vostra informazione, perché è la chiave di differenza che c'è tra l'approvazione dei farmaci, per esempio, in Europa rispetto agli Stati Uniti. Cioè, gli Stati Uniti approvano farmaci che hanno indicazioni in malattie che si chiamano, che hanno la definizione di unmet clinical need, cioè malattie che sostanzialmente non hanno delle grandi opzioni terapeutiche, spesso approvano addirittura dalla fase 1 o dalla fase 2 farmaci alla commercializzazione per poi chiedere la conferma dei dati nel tempo in studi post-marketing, che condizionano poi la conferma di questo riconoscimento o meno. Questo tipo di processo è attuato anche dall'EMA, ma in maniera molto minore, e sostanzialmente il problema, adesso lo vedremo, è che l'EMA mantiene i patti in maniera meno rigorosa che l'FDA. Cioè, l'FDA discute il processo di sviluppo di un farmaco con le aziende che lo vogliono sviluppare. Se le aziende conducono gli studi nel modo in cui è stato concordato, tendenzialmente c'è quasi la certezza che quel fango venga approvato. E questo ha accelerato moltissimo questo processo. Ed è una delle cose che lo ha accelerato, perché questo processo una volta richiedeva 10-12 anni. Adesso ci sono farmaci che dalla fase 1 alla commercializzazione arrivano nell'arco di pochi anni, 2-3, molto rapidamente, proprio per questo tipo di meccanismo. L'altro aspetto è che gli studi di fase 1, per esempio, non sono più quelli, non sono così rigorosi come una volta, nel senso che una volta gli studi di fase 1, in questa sede raccoglieva qualche decina di pazienti per vedere la tossicità. Ecco, in questo caso, per esempio, è uno studio di fase 1 che è emendato più volte, come vedete, arriva a reclutare centinaia di pazienti. In questo caso migliaia, questo è il processo di approvazione di un immunoterapico nel melanoma, e vedete che dopo la prima osservazione nella fase 1 già si cominciano a fare emendamenti per espansione in coorti di pazienti con tumore renale, tumore polmonare, altre fasi del melanoma e così via, crescendo sempre di numero. E questo studio che nasce come fase 1 senza mai essere cambiato come definizione, è uno studio che alla fine avrà reclutato più di 1.000 pazienti e diventerà uno studio registrativo per parecchie indicazioni. Quindi è cambiato il modo di fare gli studi. E appunto questo tipo di processo è quello per cui la medicina di precisione interagisce con l'FDA, perché ovviamente se noi proponiamo studi in cui i pazienti ricevono farmaci su bersagli molecolari specifici, aumentiamo moltissimo la probabilità di avere un risultato positivo anche in una fase precoce di sviluppo del farmaco. E se va senza dire che un paziente oncologico si sottopone a una sperimentazione sperando sempre di avere un risultato
sulla sua malattia, cioè considera la ricerca anche di fase 1, cioè partecipare agli studi, come un'opportunità di cura. E questa è una cosa che deve essere tenuta in conto e ovviamente con la medicina, utilizzando farmaci che hanno dei bersagli molecolari, questa cosa è sicuramente molto più facilmente realizzabile e spesso dà dei risultati molto migliori. Quindi questa interazione è quella che ha fatto sì che siano cambiate un po' le regole del gioco. Gli americani sono più veloci su questo perché hanno un discorso più semplice dal loro punto di vista commerciale, nel senso che si tratta di privato verso privato, assicurazioni che rimborsano le cure mediche verso aziende farmaceutiche. Istituzioni come il nostro, paesi come il nostro, che garantiscono col sistema sanitario nazionale l'accesso alle cure e la completa rimborsabilità delle cure che sono riconosciute per rimborsabilità, ovviamente hanno un problema economico diverso perché è un carico sui costi sociali. E questo ovviamente fa sì che ci sia un processo più selettivo rispetto all'accesso alle cure e una discussione quasi, diciamo, un processo di discussione dei prezzi che porta via parecchio più tempo e quindi fa sì che a volte nel nostro paese, dove tutti i farmaci più cari sono comunque rimborsati e la gente indipendentemente ha accesso alle terapie migliori, senza dover sborsare del denaro, però può succedere che questi farmaci siano poi a disposizione rimborsati con tempi un po' più lunghi di quelli. Di quello che avviene in altri paesi dove non c'è questo tipo di meccanismo. L'altra cosa che è importante di cui dovete tenere conto, vedrete di nuovo questa diapositiva, è che sostanzialmente questo nuovo modo di approccio ha cambiato completamente il ruolo dell'anatomia patologica, perché una volta la patologia dava sostanzialmente come importanza la diagnosi, quindi si chiedeva al patologo una diagnosi morfologica d'organo o cellulare, ma comunque morfologica del tipo di malattia, e non gli si chiedeva tanto l'aspetto prognostico. Adesso il patologo sarà sempre più coinvolto nel produrre informazioni che servono a stabilire fattori predittivi di attività di determinate scelte terapeutiche e anche prognostiche. Quindi il lavoro dell'anatomia patologica è diventato molto più complicato. E anche il disegno degli studi. Perché quando si deve parlare di farmaci che hanno dei bersagli molecolari, quindi delle caratteristiche, si deve considerare, chiamiamo queste caratteristiche come biomarker. Questa è una cosa importante, voi dovete pensare che le aziende farmaceutiche sono sempre alla disperata ricerca del companion diagnostic, cioè di quella diagnostica che permette di valorizzare il loro prodotto, perché si è dato in quelle condizioni a dei risultati molto più favorevoli e quindi prodotti che hanno un criterio per selezionare i pazienti ovviamente hanno anche un percorso di approvazione sia alla commercializzazione della rimborsabilità che è più rapido. E questo cosa ha fatto sì? Ha fatto sì che ci siano diversi tipi di studi che possono tenere conto di due situazioni. Cioè, la prima, noi abbiamo un tipo di tumore che può avere caratteristiche molecolari diverse, per cui proponiamo diversi tipi di trattamento in funzione delle caratteristiche che ha questa malattia. E questo studio si chiama Umbrella, cioè sotto l'ombrello di questo tipo di malattia, cioè qualunque essa sia, noi scegliamo i farmaci per quella malattia in seconda dei fattori prognostici o predittivi che abbiamo identificato. L'altro studio, che è quello in questo momento più diffuso, che si chiama Basket, è il contrario, cioè noi abbiamo un farmaco che ha probabilmente diciamo un compendio diagnostico, cioè ha una caratteristica per cui può funzionare in determinate condizioni di malattie, con malattie che hanno delle alterazioni molecolari particolari, e andiamo a cercare in una serie di tumori se queste caratteristiche ci sono e possiamo curare più malattie con lo stesso farmaco, avendo dei buoni risultati in tutte le malattie. Questo è quello che ha portato a un concetto che affronteremo alla fine della mia presentazione, che è quello di target agnostico, cioè un target che non definisce più una scelta di un farmaco in funzione di una malattia, come quello che stiamo facendo adesso, no? I farmaci sono approvati per il tumore dell'utero, per il tumore dell'ovaio, per il tumore del polmone, per il tumore del tratto gastroenterico, e la scelta proprio è nei tumori del tratto gastroenterico. Invece
adesso, dal 2017, hanno cominciato a diffondersi ha cominciato a diffondersi il concetto diagnostico per cui su bersaglio molecolare c'è l'approvazione di un farmaco indipendentemente dal fatto che questo bersaglio sia espresso nel tumore del colon piuttosto che dell'ovaio, piuttosto che della mammella e così via. E questo è una rapida visione. Io vorrei che voi raccogliste dei concetti, se ci sono dei dubbi mi facciate le domande anche in corso di presentazione, per favore, preferisco, perché io adesso non faccio passare, non sono tanto nozionistico, penso che sia importante capire le idee. Allora, quel tipo di discorso ovviamente ha un po' cambiato la struttura dello sviluppo degli studi, perché chiaramente se noi facciamo un enrichment nella nostra popolazione, cioè scegliamo un'istologia che ha un biomarker per un bersaglio molecolare, ci aspettiamo migliori risultati. È quello che ha cambiato un po' lo sviluppo dei farmaci in fase 1. Adesso, spesso in fase 1, noi non scegliamo, non mettiamo tutti i pazienti che non hanno un'alternativa per vedere se tollerano quella terapia, che è stato il modo in cui ho cominciato a sviluppare le fasi 1 quando sono a un certo punto nel 2000. È successo che nel 2000 sono stato chiamato in AIFA, nella commissione tecnico-scientifica, ci sono rimasto 10 anni. Era un ambiente che mi aveva un po' preoccupato all'inizio perché scatoloni da tutte le parti, tonnellate di pratiche che aspettavano mesi, eccetera. Poi c'era un signore, un farmacista molto bravo, che era il direttore allora, che si chiamava Nello Martini. Con lui abbiamo sviluppato un po' di idee e lì mi sono un po' innamorato del modo di migliorare lo sviluppo dei farmaci, ma anche di riportare le fasi 1 in Italia, perché a quel tempo in Italia le fasi 1 erano il 2 o il 3% degli studi, anche meno, l'1% degli studi disponibili. L'Italia è sempre stata in oncologia un paese leader per la produzione di informazioni scientifiche, ma soprattutto nelle fasi 2 e nelle fasi 3. Nelle fasi 1 non è mai stata riconosciuta come tale per problemi legati anche ai tempi di approvazione di AIFA, degli studi clinici, dell'Istituto Superiore di Sanità. Io in quegli anni ho lavorato intensamente per cercare, aiutato ovviamente dai direttori dell'agenzia e di tutti i servizi, però ho proposto questa velocizzazione, questo riconoscimento, e adesso in Italia facciamo bene le fasi 1 e le fasi 1 ovviamente hanno un po' cambiato le loro caratteristiche, perché se scegliamo i pazienti su delle basi, sulle caratteristiche molecolari, cominciamo ad avere 20, 25, 30% di attività in fase 1, che vuol dire una grande soddisfazione per i malati, una grande soddisfazione per i medici e una velocizzazione dei processi di evoluzione. Quindi questo rimane, ma chiaramente con un enrichment. Sulla base di queste informazioni si sviluppano poi studi di questo tipo e ancora oggi però spesso si deve andare a fare il confronto sulla randomizzazione verso lo standard terapeutico, che può essere comunque anche con coorti enriched un processo utile dove ci sono ancora dei dubbi, perché non è sempre tutto così lineare. E questi sono, se voi volete, i farmaci che sono stati approvati dal 2017 al 2019 in oncologia. Guardate quante indicazioni ci sono, guardate quanti farmaci hanno una sostanziale, sono delle novità, sono delle nuove indicazioni. Vedete che ci sono un sacco di target terapeutici, ci sono decine e decine di farmaci. Vedete la terminologia PT è personalized treatment, quindi quanti di questi sono su medicina personalizzata per la presenza di mutazioni o del gene di RAF, o del gene BRCA, o di ALK, insomma, di una serie di geni, PI3K. E tutti questi farmaci sono stati approvati fino al 2019. Nel 2020 ce ne sono stati approvati un'altra più di 20. Tenete conto che io ho iniziato a lavorare avendo a disposizione circa una decina di farmaci, a dire molto. Cioè, c'erano il sale di platino, le tetraciclina, il doxan, le fluoropiridine e pochi altri, qualche altro antibiotico tipo la mitomicina C, ma comunque avevamo veramente un pugno. Adesso ogni anno ci sono un'infinità di indicazioni. E questo succede per il grande sviluppo tecnologico che c'è stato e questo grosso shift verso la medicina di
di precisione la ricerca di farmaci. Vedete che la grande maggioranza di questi, molti di questi farmaci sono per cure personalizzate. Un'altra cosa che è importante sapere è che se noi abbiamo stabilito che ci sono dei bersagli molecolari, come in questo caso, questi sono tutti geni che rappresentano bersagli molecolari per alcuni farmaci in alcune patologie, e noi ci aspettiamo ovviamente che se questo gene è alterato e guida la crescita della malattia, ovviamente la nostra cura, oltre ad essere più efficace, sia anche meno tossica, meglio tollerata, cosa che non è assolutamente vera. È vero generalmente che le tossicità dei farmaci a target molecolare o anche degli immunoterapici, che sono la grande novità degli ultimi 5 anni, è minore di quella della chemioterapia nell'insieme, però è vero che le tossicità di farmaci con target molecolare, come anche degli immunoterapici, possono essere molto severe e esistono. Per esempio, la tossicità cutanea per inibitori di GFR, di BRAF, problemi oculari con l'inibizione degli altri inibitori, eccetera, sono sicuramente degli eventi presenti. Quindi, anche se noi andiamo a interagire con delle pathway che noi riteniamo essere alterate nella malattia, purtroppo queste pathway non sono completamente indipendenti e attive solo nella malattia, ma anche nei tessuti normali, e quindi queste generano ancora un rischio di tossicità. Quindi questa è una cosa di cui tener conto e per cui è sempre importante quel discorso di sviluppo dei farmaci nell'ambito di un processo che prevede inizialmente di valorizzare la miglior dose, la miglior posologia in funzione della tollerabilità e dell'attività, perché ormai nelle fasi 1 guardiamo anche l'attività. Difficile che un farmaco che non ha dimostrato attività in fase 1, specialmente se è un agente che ha un target molecolare, poi possa essere, non venga sospeso nel suo sviluppo, cioè le aziende in genere non lo sviluppano, però la parte di studio della tossicità rimane una cosa fondamentale. E qui mi rifaccio a un altro punto che aveva sollevato il professor Montaro, e cioè con che cosa abbiamo a che fare noi? Beh, noi siamo human being che sono cresciuti e evoluti, come voi sapete, in circa 4 milioni di anni, e questa evoluzione alcuni aspetti curiosi, cioè il sapiens credo che sia l'animale più pericoloso in assoluto mai esistito al mondo. Se voi leggete un po' di storia dell'evoluzione, saprete che ovunque sia arrivato il sapiens, partito dalla Mesopotamia o partito dalla parte più nord-orientale dell'Africa, ovunque sia arrivato, in tutti i territori in cui è arrivato, compreso gli Stati Uniti, nell'arco di poche centinaia di anni sono scomparsi tutti i grossi animali. Per cui la sua capacità organizzativa, la sua capacità distruttiva, la sua intelligenza ha fatto sì, è evoluta rapidamente, si è adattata al territorio e ha trasformato l'uomo, che era sostanzialmente un elemento della catena alimentare dei grossi animali, anche un po' in basso, perché sostanzialmente era una facile preda, in uno dei più pericolosi predatori sulla faccia della Terra. Lo stiamo vivendo tutti quanti, perché viviamo come stiamo distruggendo questo pianeta, però tutto questo ha tenuto conto di un concetto di evoluzione. Questo concetto di evoluzione è la stessa cosa che succede anche nell'ambito di una neoplasia. La neoplasia nasce con delle, voi sapete che il tumore è una malattia dei geni, quindi c'è qualche alterazione a livello di un gene che scatena il processo di crescita e di non riconoscimento dei limiti della crescita nell'ambito delle cellule tumorali. Questo processo indubbiamente si trasmette ad altre cellule, le cellule a loro volta continuano a fare errori, e quindi è un processo dinamico che però tiene conto di alcuni fattori, ma quello più importante, che è quello che vi presento in questa diapositiva, è che questo tipo di processo evolutivo che ha richiesto, che richiede e ha richiesto migliaia o centinaia di migliaia di anni per portarci a essere quello che noi siamo, nella malattia può avvenire in ore, giorni, settimane, mesi, cioè in pochissimo tempo. Quindi è un processo molto rapido. E il messaggio qual è? Se la malattia cambia in fretta, noi dobbiamo essere capaci di studiare le sue caratteristiche nel tempo. Quindi una biopsia di 4-5 anni fa non ci dirà
non è detto che ci dia le informazioni accurate su quella che è la malattia che dobbiamo curare adesso in quella persona. Quali sono i punti? I punti cruciali di questo concetto sono i seguenti, e cioè noi possiamo avere nell'ambito di una popolazione, e quindi anche di una popolazione cellulare, un concetto di alta o bassa diversità. La diversità implica eterogeneità, quindi evidentemente in una popolazione molto eterogenea la scelta di un trattamento potrebbe essere attiva su una sola parte della popolazione e quindi relativamente efficace nel controllare l'evoluzione. Ovviamente in una popolazione che ha una bassa diversità, quindi una certa omogeneità, se noi troviamo il farmaco giusto, probabilmente abbiamo una probabilità di successo e anche di guarigione molto alta. Questa è la grande differenza che c'è tra, per esempio, i tumori del testicolo, i tumori dei ematologici, che sono molto omogenei nelle loro caratteristiche e quindi vengono curati anche con terapia medica, rispetto ai tumori solidi, i sarcomi, i tumori del polmone, i tumori del tratto gastrointestinale, le neoplasie epiteliali, che invece hanno delle caratteristiche diverse perché hanno un'eterogeneità maggiore fin dall'inizio. Poi c'è l'altro aspetto importante di cui tener conto, che è quello dei cambiamenti, cioè la capacità di queste cellule di adattarsi a un cambiamento, che è quello che vi stavo dicendo. Ci sono situazioni in cui il cambiamento è molto lento, è molto basso, la capacità di modificarsi è bassa, ma ci sono altre volte invece in cui questo cambiamento è molto rapido, ed è quello per cui uno deve seguire con attenzione il processo nel tempo. L'altro punto che è sempre fondamentale sono quali sono le difficoltà che questa popolazione ha da incontrare nello sviluppo nella sua crescita. E nel nostro caso le difficoltà sono create soprattutto dal sistema immunitario. Cioè dove c'è un sistema immunitario che riconosce come nemico la popolazione cellulare che sta proliferando, chiaramente questa popolazione avrà delle difficoltà maggiori a crescere, dovrà adottare delle tecniche per difendere la propria esistenza, la propria crescita, mentre invece se ci sono pochi rischi, perché magari la popolazione è molto omogenea, molto simile alle cellule normali o in ambienti dove il sistema immunitario non riesce a colpirla, ecco, per esempio, oppure... O in ambienti particolari, magari protetti da stroma, da... Professor De Bro, scusi, ma in questo momento ho il microfono disattivato. In questo momento è stato sempre disattivato. No, solo in questo momento, da circa un minuto, c'è stata un'interferenza audio e forse si è disattivato il microfono. Il hacker si è messo nella nostra lezione. Esatto. Va bene. Attiviamoci. Quello era un rischio, avevamo qualcuno che era nostro nemico, vedete, ecco, per esempio, questo è un esempio classico. Bene, poi l'ultima cosa sono le risorse, perché chiaramente se c'è ipossia, se ci sono poche afflusso di sangue, tutto questo chiaramente può portare a una riduzione di risorse che può condizionare lo sviluppo della popolazione. Ecco, tutto questo è in parte legato all'interazione con l'ambiente, con la persona, con la struttura, e anche in parte comunque modificato e regolato dalla genetica. Dalla genetica. E se noi lo vogliamo riassumere sostanzialmente in un processo, io ve lo riassunto in questa diapositiva, è chiaro che noi... utilizzando cellule che hanno una buona disponibilità di risorse, pochi nemici, sono omogenee, le trattiamo con chemioterapia. La chemioterapia può essere molto efficace, però ovviamente può essere mutagenica, perché voi sapete che i chemioterapici possono indurre danni al DNA e le cellule non è detto che abbiano meccanismi di autodistruzione attivati. Se per esempio hanno un'alterazione della P53, se il danno non è veramente letale, le cellule possono continuare a proliferare con dei danni prodotti dalla chemioterapia. Quindi la chemioterapia può creare eterogeneità.
L'eterogeneità per definizione è un processo che in qualche modo è meglio visto dal sistema immunitario, e quindi in popolazioni eterogenee, magari con alto indice mutagenico e anche rapidamente evolutive per questo processo, possono essere più sensibili agli immunoterapici, i quali però possono poi cosa qua fare? Portarci ad avere un sistema immunitario attivato, ma inevitabilmente una selezione di popolazioni che sono quelle meno sensibili all'immunoterapico, se sono ancora sopravvissute, e che magari hanno delle caratteristiche particolari. Allora, in questo caso, se noi troviamo la caratteristica che le distingue, con delle terapie target possiamo sostanzialmente magari cercare di sconfiggerle, ma se questo non avviene, possiamo andare a cercare di lavorare sul meccanismo energetico, cioè con i farmaci antiangiogenetici, che riconoscendo la necessità delle cellule di avere comunque un supporto metabolico importante, possono ridurre l'afflusso di zuccheri, di lipidi, eccetera. E anche oggi come oggi, per esempio, una delle ricerche che io sto portando avanti in questo momento, di cui non vi parlerò oggi perché sennò diventava un po' troppo complicata, sono gli interventi sul metabolismo. Noi usiamo una dieta minima di digiuno per modificare, come un farmaco per pochi giorni, per modificare il comportamento dell'individuo e della malattia. Abbiamo visto dei risultati clamorosi utilizzandola come farmaco, oppure si possono usare farmaci antiangiogenetici che, modulando l'accesso vascolare della malattia, voi sapete che la malattia è parassita fino a pochi millimetri di dimensioni e poi un tumore, poi comincia a crearsi sul sistema vascolare neoplastico, che è fatto con cellule normali ma che si adatta alle caratteristiche della neoplasia, e ci sono farmaci che vanno a bloccare i fattori di crescita che stimolano questo processo. Ecco, questo è il concetto importante, cioè dovete tener conto che tutto quello che noi abbiamo avanti quando curiamo tumori è un processo dinamico. Allora, torniamo al discorso di medicina personalizzata, e cosa vediamo? Vediamo che recentemente io ho preso il 2018 per non andare avanti, ma comunque ci sono centinaia di asset che cominciano a ogni congresso oncologico in cui si discute del profiling molecolare dei tumori, che ci può portare alla scelta di varianti di geni che ci possono portare alla selezione di terapie individualizzate su quel tipo di varianti, e che poi possono essere testati in quelli che sono gli studi che dicevamo, come gli studi basket, per andare a valutare se lo stesso tipo di trattamento, lo stesso tipo di variante è diffuso in diversi tipi di tumore. Va bene, allora se noi andiamo a vedere sostanzialmente questo, le palline grigie sono i risultati ottenuti con le terapie tradizionali, e le palline arancio e blu sono quelle in cui c'è il risultato inteso come sopravvivenza o progressione libera da crescita di malattia, cioè sopravvivenza libera da progressione di malattia, oppure risposta, che sono, questi sono dei parametri di attività, questo è proprio un vero e proprio parametro di efficacia, cioè noi consideriamo un farmaco efficace se migliora la prognosi dei malati, quindi si migliora la loro sopravvivenza. Qualche volta l'endpoint di progressione di tempo libero da progressione di malattia può essere un surrogate endpoint. L'attività ci può interessare nelle strategie terapeutiche, perché ovviamente un solo farmaco a volte non è utile, quindi se si deve combinare un trattamento con una chirurgia, con altri approcci, il fatto di ridurre la malattia, anche se magari questa attività poi non ha una ripercussione sulla prognosi di per sé, solo per il farmaco, può averla se combiniamo il farmaco con altre strategie terapeutiche. Comunque, nella sintesi, guardando questi dati su studi di diverse popolazioni, vedete che quando c'è una popolazione che è stata selezionata per dei biomarker su cui scegliere il trattamento, la prognosi, sia in termini di sopravvivenza che in termini di progression-free survival che in termini di attività, è molto diversa. E questo è quello che, per esempio, nel modello del tumore polmonare ha portato a individuazione di diversi geni che potevano essere importanti e una scelta di farmaci biologici che sicuramente funzionano molto meglio dei chemioterapici,
e sicuramente anche molto meglio degli immunoterapici quando ci sono questi bersagli molecolari. C'è mutazione di EGFR, mutazione di ALK, rearrangiamenti di ALK, rearrangiamenti di ROS1 e così via. E oggi come oggi c'è un altro target che si chiama NTRK, a cui io sono molto affezionato. Questa diapositiva sponsorizza il farmaco antagonista, quello che abbiamo sviluppato noi nella fase 1, che è stato invece il primo a fare questo tipo di, si chiama Entrectinib, che è un farmaco prodotto da Nerviano Medical Science, che è uno dei centri con cui noi collaboriamo un po' volentieri. Io ho un conflitto di interessi su questo, ovviamente, perché mio padre è stato amministratore delegato della Famitalia e aveva messo in piedi questo centro di ricerca, da cui si è formata la Franciclina. È una cosa importante, è un centro molto interessante per lo sviluppo di target therapy. Comunque, questo è un po' il processo, vedete. E una cosa curiosa è che quando noi abbiamo visto gli inibitori di GFR, inizialmente sono stati prodotti e commercializzati senza definire il target. Cioè la mutazione di GFR è stata introdotta come selezione dei pazienti dopo il 2010. Fino al 2010 si era visto una leggera migliore attività di questi farmaci nei pazienti in terza linea, con i pazienti con tumori polmonari, ma se non ci fosse stata una certa fortuna da parte di Roche, che ha fatto uno studio con erlotinib che si è dimostrato positivo, perché invece lo studio della Zeneca con gefitinib era negativo. La Zeneca non è stata mai geniale nello sviluppare i farmaci, cioè nel disegno degli studi. Tante volte l'abbiamo beccata con qualche problemino in merito. Comunque, solo quando poi si sono stati identificati i target, cioè la mutazione di GFR, questi farmaci hanno preso il volo. E infatti, se voi vedete, questa è la concetto di sopravvivenza media dei pazienti e per probabilità di sopravvivenza a 2 anni, mentre aspettavamo di iniziare la conferenza con i vostri colleghi che sono qui presenti, di quanto sia importante non solo avere un'idea della mediana, ma avere un'idea di quanta gente è viva nel tempo, perché la mediana di pochi mesi di differenza non ci fa capire qual è l'andamento delle curve. E se le curve si appiattiscono dopo 2 anni, cioè vuol dire che quei malati che sono vivi a 2 anni, lo sono poi anche a 5, noi possiamo stabilire che abbiamo fatto un salto di qualità per una popolazione e sappiamo quantificarlo. Voi vedete che con la chemioterapia la probabilità di sopravvivenza a 2 anni è al 35%, con l'immuno che è venuta dopo è al 50%, con la chemio più immuno stiamo ragionando, quindi si è quasi raddoppiata, ma con i target la probabilità di sopravvivenza a 2 anni è molto alta. La differenza è che qua, con l'immunoterapia, chi è vivo in remissione a 2 anni ha un'altissima probabilità di essere vivo in remissione anche a 5. E quindi questo è un dato che verrà fuori. Però vedete che con le terapie target il risultato è veramente, la mediana di sopravvivenza diventa molto molto lunga in questi studi, e la presenza dei pazienti vivi a 5 anni comincia a essere molto elevata. E questo è il concetto, cioè noi prendendo un pezzetto del tumore possiamo in qualche modo identificare quelle che vengono chiamate mutazioni actionable mutation sulla base del profilo molecolare, quindi questa malattia viene studiata sequenziando i geni. E oggi come oggi non è più fatto solamente così, cioè non c'è più lo studio e la sequenza del singolo gene nel suo complesso, ma si usano queste tecniche che si chiamano next generation sequencing, dove gli strumenti non fanno altro che identificare quelle che sono le mutazioni actionable più frequenti di quei geni, e quindi permettono in una singola analisi di analizzare fino a 400-500 geni contemporaneamente, non tutto il sequenziamento del gene, ma semplicemente quelli che sono gli hotspot più frequenti di mutazioni che sono attivanti. Questo sistema è molto utile per la diagnostica, lo è un po' meno per la ricerca, perché ovviamente meno mutazioni noi studiamo, più difficoltà abbiamo a introdurre attività sulle nuove mutazioni, per cui si sta cercando di
allargare questo approccio, sempre utilizzando però queste tecniche che sono molto migliori. E questo sostanzialmente però cosa ci porta? Ci porta che noi, una volta che abbiamo studiato questo tipo di processo nell'ambito di una malattia, dobbiamo mettere in piedi una struttura, e il 29 di aprile sarà l'anniversario del primo anno di attività piena del Molecular Tumor Board dell'Istituto Nazionale dei Tumori, che credo sia il Molecular Tumor Board più attivo che c'è, anzi sono sicuro, è il Molecular Tumor Board più attivo che c'è in Italia. Abbiamo analizzato più di 1600 casi, li analizziamo circa 50-60 a settimana, con regolarità, in cui ovviamente si deve mettere intorno a un tavolo una serie di figure, le quali portino a una decisione clinica che tiene conto di capire quali sono le informazioni che ricaviamo, qual è la diagnostica, che tipo di confronto c'è con gli studi clinici a disposizione, che tipo di tessuto noi abbiamo, che tipo di accesso abbiamo ai farmaci, e anche informazioni su big data, perché piano piano ci stiamo accorgendo che analizzando con le nuove tecnologie informatiche i dati complessivi dei pazienti, possiamo trovare probabilmente dei suggerimenti su come comportarci anche con la medicina di precisione. E questo è il tipo di informazione che può venire da questo tipo di lavoro. Vedete che prima erano veramente modeste, man mano che noi stiamo implementando la diagnostica abbiamo avuto delle informazioni migliori, ma con le informazioni molecolari e patologiche tutto questo è molto molto più grande. Il significato di quello che stavo dicendo è che non è solamente la tecnologia che ci fa andare avanti, ma, come ho detto all'inizio, l'interazione tra di noi. Quindi c'è tutto un gruppo di persone che sono clinici, che devono portare avanti il discorso e conoscere bene la storia della malattia, le opzioni terapeutiche, bioinformatici che devono raccogliere le informazioni molecolari, perché studiando approfonditamente la malattia troviamo un sacco di mutazioni che magari di cui non è stata descritta l'attività. Gente come me che deve litigare con i propri assistenti per spiegare che anche se non la sappiamo, a volte bisogna un po' osare, quindi cercare di capire se a fronte di alterazioni molecolari di un gene, per cui abbiamo già dei trattamenti che non sono stati provati in quel tipo di alterazione, forse conviene in assenza di alternative provare a fare sperimentazione su quei pazienti, deve convincere anche le aziende a rischiare un po', e poi tutta una serie di altre figure che sono anche quelle diagnostiche, perché stiamo andando verso la metabolomica, la radiomica, cioè tutta una serie di informazioni che vanno a integrare i dati molecolari anche nell'approccio di imaging, per esempio, di valutazione della serologia dei pazienti per le reazioni metaboliche delle malattie e così via. Quindi una grandissima complessità che ovviamente sarà vincente solo se riusciremo a semplificarla. Ricordate, noi abbiamo l'obiettivo di curare quella persona davanti a noi e quindi dobbiamo cercare di trasformare tutto questo in un processo che sia facilmente applicabile poi alla persona che vogliamo curare e anche comprensibile nel nostro processo. Ed è la grande diversità tra la medicina traslazionale applicata all'individuo e invece la ricerca di base, dove invece uno può sognare. Io quando ho dei giovani che vogliono fare una carriera più legata al discovery, gli dico sempre di non avere limiti. Sky is the limit, quindi lasciate andare le vostre idee. Se poi hanno la fortuna di avere qualche capo bravo, io cerco di fare meglio, il capo dovrà trovare il modo di dargli il denaro e qualche suggerimento per provare a dimostrare quelle che sono le loro ipotesi. Però sicuramente non si va avanti se uno si pone dei limiti a priori. Ricordatevi che il modo di fallire unico e certo è non provare. Questo è sicuramente così. In ricerca bisogna cercare però ovviamente di tener conto delle risorse che si hanno, delle opportunità, però quando uno parte su dei modelli di innovazione deve sempre guardare in grande e poi cercare di razionalizzare il proprio pensiero, non partire dalle cose, non sentirsi limitato, cioè autolimitarsi è perfetto.
Quindi, cosa fa il Molecular Tumor Board? Che dovrebbe ormai essere presente e spero lo sarà a breve in tutte le istituzioni che fanno questo tipo di lavoro. Sostanzialmente è un processo multidisciplinare per una decisione, per creare delle piattaforme di decisione che possono essere indicare il paziente per trattamenti che sono standard, già approvati, eccetera, scegliere trattamenti di un tipo, per esempio, chemioterapico rispetto ad altri, immunoterapico o target, e anche guidare quelle che possono essere le possibilità di ACOA nei protocolli di studio per i pazienti, dove i protocolli oggi come oggi possono essere non necessariamente tutti nella stessa istituzione, quindi lavorare su un network di ricercatori clinici per poter dare al paziente le migliori opportunità di provare a curare la propria malattia. E questo è di nuovo lo stresso molto a questo punto, perché è la grande innovazione, è quello che noi dobbiamo fare, cioè non è più la decisione del singolo. Ho messo un esempio sul carcinoma dell'endometrio. Questo qui è una prognosi del carcinoma dell'endometrio che, come voi vedete, in funzione dello stadio figo, ovviamente ha una prognosi da 5 anni che non è granché. Ma il futuro qual è? Questo è il futuro sulla classificazione molecolare che tenga conto di alcuni target che sono, per esempio, dei deficit di riparazione del DNA, quindi alterazioni del mismatch repair o della stabilità dei microsatelliti o l'espressione del POR, per quanto riguarda la terapia con farmaci immunoterapici, oppure anche in funzione di alcune alterazioni per farmaci target. Quindi vedete che a seconda delle diverse caratteristiche ci possono essere opzioni di tanti tipi. E questo sarà il modo in cui sostanzialmente si andrà a curare il tumore dell'endometrio nel futuro e di cui si dovrà tener conto, perché vedete che in questo tipo di patologie ci sono diversi tipi di opzioni. Cosa è stato fatto come medicina di precisione? Beh, quello che si è pensato di fare già dall'inizio dal 2012-2013 è stato pensato, beh, facciamo una cosa, le grandi istituzioni hanno fatto studi, che sono, il primo è stato il Winter, poi ci sono stati una serie di altri studi che sono quelli che vedete qua, in cui sostanzialmente si è deciso di prendere biopsie di tutti i pazienti, fare delle analisi molecolari con quelle che erano le informazioni che ovviamente con la tecnologia del 2013 era un certo numero, nel 2018 sicuramente molto di più, e sulla base di questo cercare di capire se si poteva trovare un trattamento che desse migliori probabilità di successo a questi malati. Quindi ci si aspettava di ottenere dei risultati terapeutici eccellenti nella maggioranza dei pazienti che venivano selezionati in questo modo. Ecco, lo studio Moscato, che forse è quello più interessante, adesso ve li faccio, li ho messi tutti insieme per vostra cultura, però ne parliamo di uno, perché poi la storia di uno è un po' la storia di tutti, ha incluso per esempio 1.000 pazienti, più di 1.000 pazienti. Di questi il problema fondamentale è stato già che la curva di apprendimento su come fare le biopsie, perché per esempio le biopsie non erano fatte nel modo adeguato. Quindi c'è stato da lavorare molto per ottenere l'eccellente ottenimento di biopsie. Poi da quello si è cercato di identificare dei target che sono stati trovati in una percentuale. La percentuale di pazienti che avevano un trattamento era circa il 20% rispetto a quelli un po' meno che sono stati inseriti nello studio. E quelli valutabili erano quasi tutti quelli trattati. Ecco, su 1.000 pazienti l'attività che noi abbiamo rilevato era in una percentuale molto molto bassa. Come vedete. Quindi anche questo sistema, applicato in questo modo, su questa cosa, non ha dato questo risultato che pensavo ci cambiasse la storia. E questo ci deve fare un po' pensare. Questo tipo di discorso, cioè un overall response rate di 20%, è stata la stessa cosa che è successa anche nello studio PREDICT, e se andiamo a vedere nel Winter i dati sono più o meno simili, capito? In cui sono state fatte anche analisi più complesse con analisi di RNA, ma voi vedete che le persone che hanno beneficiato, perché hanno avuto
una reale riduzione della risposta completa, una risposta parziale, sono la grande minoranza. E quindi cosa è successo? È successo che in Olanda, il mio amico Wurst, bravissimo ricercatore che adesso dirige il Netherlands Cancer Institute, ha messo in piedi questo studio. E questo studio che caratteristiche ha? Ha una caratteristica tecnologica molto aggiornata, cioè in questo studio l'idea è sempre la solita: andiamo a studiare le caratteristiche molecolari del tumore di questi pazienti, solo che anziché fare solamente una sequencing del DNA, è andata a considerare anche il numero di copie NAND, cioè quanto quella mutazione è espressa in quella popolazione, perché ovviamente se noi abbiamo una mutazione che è un actionable mutation, ma è espressa nel 3% delle cellule, avremo il 97% che probabilmente non saranno sensibili al nostro target. Non è detto che sia sempre così, perché a volte ci sono delle popolazioni che in qualche modo guidano la crescita e l'evoluzione anche delle altre, come sapete. Però questo è un rischio, quindi sapere sostanzialmente il numero di copie, sapere la frequenza allelica, andare a studiare la metilazione del DNA, andare a studiare l'espressione, perché non è detto che un gene alterato poi abbia in corrispondenza un'espressione della sua alterazione, quindi studiare l'espressione con l'RNA, che voi sapete essere molto più complesso da studiare perché è molto facilmente deteriorabile, però da un altro punto di vista è un po' più facile perché da frammenti di RNA è molto più facile ricostruire la presenza, per esempio, di messaggi che possono non essere visti dal DNA, su sequenze di DNA e così via. E quindi tutto questo processo è stato fatto integrando tutte le tecnologie disponibili. E questo lo hanno fatto in Olanda perché? Perché l'Olanda è un paese grande come la Lombardia, che ha una decina di grosse istituzioni oncologiche, le quali lavorano coordinate tra di loro, i materiali sono centralizzati, i fondi sono centralizzati e lui è stato capace di convincere le aziende farmaceutiche a mettere a disposizione i farmaci e l'agenzia regolatoria olandese a accettare che venissero usati anche se non approvati per quelle indicazioni, ma semplicemente sul target terapeutico. Però anche in questo caso loro hanno fatto questo disegno di studio in cui appunto il paziente faceva un profilo completo mutazionale, si valutava anche la possibilità di poter approvare, accedere a terapie immunologiche, ma poi quando si faceva una selezione delle coorti dei pazienti, per cui un tipo di tumore, un profilo e una combinazione a seconda di diversi livelli, si studiava un numero relativamente basso di pazienti, se c'era un'attività si andava avanti e per fare breve una storia lunga, però se noi andiamo a vedere la probabilità di attività che è stata riscontrata in questo soggetto è circa del 90%, del 30% dei pazienti che hanno avuto un clinical benefit, ma di questi solamente il 13% ha avuto una vera risposta. Se mettiamo anche le non confermate, siamo di nuovo al 15-20%. Quindi abbiamo, come si dice in Houston, we have a problem. Ma questa cosa adesso cercheremo di capirla. Per l'immunoterapia, che come vedete nell'arco, allora, questo è lo sviluppo dei farmaci. Questo è lo sviluppo delle indicazioni e voi vedete che ad oggi praticamente ci sono una quantità enorme di pazienti che hanno tumori che possono essere curati con l'immunoterapia. Il concetto non è molto diverso, io vi faccio una sintesi estrema, e cioè noi, con il trattamento immunoterapico che utilizziamo, che cosa prevede? Prevede sostanzialmente che noi abbiamo farmaci in questo momento che sono come l'ipilimumab, che contrastano un recettore che si chiama CTL4, e altri come l'ivolumab, che contrastano un recettore che si chiama PD1. Le alternative, come il durvalumab, la velluma, eccetera, contrastano il ligand di quel recettore che si chiama PDL1. Va bene, cosa sono queste cose? Queste cose sono: il PDL1 non è altro che un sistema adottato dalla cellula tumorale, la quale
se attaccato dal sistema immunitario, reagisce con questo sistema, esprimendo questo PDL1, che è il ligando per un recettore presente sulle cellule T, sulle tumor infiltrati in linfocyte attivi, quindi le NK, le cellule T attivate, eccetera, le quali sostanzialmente vengono paralizzate. Quindi, se noi abbiamo un tumore che ha un grosso infiltrato linfocitario, cioè all'interno della malattia ci sono tanti linfociti, e questi linfociti, le cellule tumorali, esprimono un'alta percentuale di PDL1, noi possiamo pensare che questa malattia abbia avuto un attacco da parte del nostro sistema immunitario e contestualmente abbia reagito in modo da paralizzarlo, che è il sistema per cui noi ci proteggiamo dall'autoimmunità. Quindi è un sistema fisiologico. Questa popolazione, se noi usiamo anticorpi anti-PDL1 o anti-PD1, cioè che vanno a bloccare l'interazione del ligante con il recettore sul linfocita, noi sostanzialmente sdoganiamo i nostri linfociti che riprenderanno la loro attività. Quindi in questo caso ci aspettiamo una migliore attività dell'immunoterapia. Se abbiamo i linfociti e non abbiamo l'espressione di PDL1, vuol dire che per qualche motivo il tumore non è immunogenico. Cioè i linfociti sono lì per qualche ragione, ma evidentemente non c'è stata una reazione immunitaria. Quindi dobbiamo capire come mai il tumore non è riconosciuto dal sistema immunitario. E questo ovviamente può essere, per esempio, perché non esprime la istocompatibilità, l'MHL1 o 2, oppure perché ha una caratterizzazione per cui è associato a cellule del sistema fisiologiche che non vengono riconosciute dal sistema immunitario. Sono mille ragioni. Questo. Comunque sostanzialmente non c'è questo. Quindi noi dovremmo lavorare, per esempio dando dei chemioterapici, per cercare di indurre un riconoscimento, e se ci sono i linfociti già lì, questo ci potrà aiutare. Poi c'è la situazione in cui invece c'è stata una reazione, ma per qualche motivo il tumore ha creato delle barriere per cui i linfociti non riescono più ad arrivare. Quindi noi riconosciamo sulle cellule tumorali un'aggressione, ma non troviamo nel tumore i linfociti che dovrebbero essere gli effettori. E anche in questo caso cosa dovremmo fare? Dovremmo cercare di combinare immunoterapici o utilizzando farmaci anti-CTL4 che in realtà, oltre a sdoganare il sistema di resistenza che è simile a quello del PDL1, è un sistema per reclutare linfociti che magari si sono ammassati nella milza, nei linfonodi, da qualche altra parte, ma sono stati un po' estraniati dal microambiente tumorale. La situazione più difficile ovviamente è quella dei tumori che non hanno PDL1 e non hanno infiltrato, perché queste sono chiaramente, noi la chiamiamo immunological ignorance, cioè nel senso che se qua noi riusciamo a portare linfociti e bloccare il PDL1 avremo attività, se qua ci aspettiamo attività da BLE, se qua dobbiamo lavorare su riattivare il PDL1 perché i linfociti ci sono già, questa è la situazione più difficile. E tutto questo è di nuovo qualcosa che viene studiato, che può essere studiato anche con dei profili molecolari. Oggi come oggi, queste informazioni che vengono ancora raccolte con test di immunistochimica, eccetera, stanno cominciando ad essere affrontate con tecniche di nuovo di Next Generation Sequencing o di RNA-seq, cioè di studi di trasmissione del segnale, quindi di RNA, sulle singole cellule, per popolazioni fino a 10, 20, 30 mila cellule analizzate singolarmente, che ci danno esattamente, molto più chiaramente, il profilo di quello che è la situazione, di quello che è il processo, cioè un processo di disequilibrio per cui sostanzialmente il tumore ha sviluppato in qualche modo un escape dalla nostra attacco immunitario, e noi magari invece dobbiamo trovare dei sistemi per riportarlo sotto l'immunosorveglianza. Questo è il discorso che vi ho spiegato io a voce, vi ho messo la diapositiva, e questo è il passaggio invece successivo, cioè in cui noi cosa possiamo fare? Possiamo recuperare dal nostro organismo delle cellule, che sono magari all'interno del tumore o dei linfociti periferici, attivarle in vitro, cellule della persona, con l'antigene del tumore, e creare un meccanismo che si chiamano CAR T-cell, come sapete, di cellule T attivate, le quali vanno in qualche modo a essere agenti effettori molto, molto efficaci,
perché sono stati sostanzialmente attivati proprio sul processo neoplastico. Questa è una delle più efficaci trattamenti immunoterapici in questo momento, molto dispendioso perché è un processo molto caro, anche se dovrebbe essere, secondo me, questa una procedura accademica che si sviluppa negli ospedali. Noi abbiamo una linea di ricerca in questo momento affidata a uno dei miei assistenti per sviluppare un processo di CAR T-cell, diciamo, più semplice e meno tossico, perché questo tipo di trattamento genera una produzione di citochine molto molto alta, che può creare degli shock di citochine che possono essere anche molto pericolosi per i pazienti, specialmente per i tumori solidi, per i tumori ematologici molto meno. E infatti nei tumori ematologici è una terapia riconosciuta che guarisce in terza e quarta linea una altissima percentuale di pazienti con linfomi trattati. E questo, se vogliamo, è la terapia più personalizzata che si può fare, cioè cellule del paziente che non erano apparentemente attive di per sé, prelevate, attivate in vitro, reiniettate nel paziente che diventano attive. E allora capite perché ho detto che il passaggio è un passaggio di questo tipo. Ormai la diagnosi, sapere qual è il tumore, è importante, però sapere quali sono i fattori predittivi forse lo è di più. Io infatti tutte le volte che mi trovo davanti a un tumore in cui non abbiamo la chiarezza dell'origine, per esempio abbiamo metastasi linfonodali, ossee o qualche cosa, di un tumore che può sembrare un tumore polmonare, ma non troviamo il nodulo perché magari è abortito il tumore predittivo, quello che cerco di spiegare ai miei assistenti e ai miei colleghi è che dobbiamo scommettere sull'opzione più favorevole del paziente. Quindi propongo sempre una tipizzazione molecolare da fare tenendo conto di quelle che sono le patologie per cui abbiamo più farmaci, e se quella malattia, che chiaramente sarà molto poco differenziata perché le metastasi sono sempre molto più difficili da riconoscere come origine perché sono molto più differenziate come tessuto rispetto ai tumori primitivi, però se hanno delle caratteristiche molecolari che possiamo associare a quelle di una malattia che ha dei trattamenti target approvati, io chiamo quella malattia con quel nome lì. E questo per permettere ai pazienti di essere curati, e penso che sia il nuovo processo di diagnostica di cui dobbiamo tenere conto. Poi però c'è un altro problema, che è quello che vi ho fatto vedere, cioè una terapia bersaglio molecolare può guarire una malattia. Ecco, questo ad oggi noi non lo sappiamo. Questo è l'esempio del primo paziente con melanoma che aveva una mutazione di BRAF e che è stato trattato con un anti-BRAF. Vedete, questa è una PET, vedete che questo paziente aveva questa disseminazione di malattia. Questo secondo esame è stato fatto 2 mesi dopo, quindi vedete che velocità di risposta ha avuto questa malattia. E questo esame è stato fatto pochi mesi dopo. E vedete che la malattia è ricaduta sostanzialmente nelle stesse sedi. Quindi questo paziente ha sviluppato una resistenza alla terapia target nell'arco di pochi mesi, pur avendo avuto una risoluzione completa. E questo come mai? Allora, questo può essere per diverse ragioni. La prima è che la malattia era eterogenea, allora era il discorso che vi ho fatto sull'evoluzione. Avevamo già una popolazione mista di cui noi ne abbiamo curato una parte, e chiaramente curando quella parte abbiamo ottenuto il risultato perché abbiamo curato la parte era maggioritaria, ma poi a un certo punto la parte minoritaria ha ripreso a crescere e quindi non abbiamo avuto più possibilità di controllo, perché le cellule che crescevano non avevano più lo stesso bersaglio dall'inizio. Oppure c'è stata un'instabilità genomica, cioè il processo di crescita aveva comunque generato dei cloni in corso di opera, non erano presenti all'inizio, che si sono formati durante la terapia e hanno ricreato la situazione, oppure all'interno della malattia si è creato un profilo di attività del microambiente. Voi tenete conto che le cellule tumorali non sono da sole, vivono in un ambiente che si creano e con cui interagiscono moltissimo, specialmente per quanto riguarda l'angiogenesi, l'attivazione di pathway di crescita con fattori di crescita come FGFR, cioè fibroblast growth factor, o platelet growth factor, cioè tutti questi processi sono dinamici e sono un rimodellamento dell'attività, perché la malattia chiaramente vuole sopravvivere e quindi ridisegna il sistema.
è quello che noi vediamo, cioè noi abbiamo un modello con dei cloni preesistenti, in disposizione della TDI farà crescere questi cloni, noi abbiamo un modello di cellule che sono in evoluzione comunque e quindi nonostante il trattamento non tutte le cellule muoiono, quelle che non muoiono nel percorso generano cloni resistenti, oppure c'è un modello misto che è quello peggiore perché si creano in tutte le situazioni. E questo vuol dire che cosa? Vuol dire che noi, se passiamo da qua a qua e poi a qua, qua dobbiamo ripetere la biopsia. Cioè dobbiamo ripetere il profilo in qualche modo, perché sicuramente non sarà più questo. E poi l'altra cosa è quella del microambiente. Voi vedete come sostanzialmente le caratteristiche dello stroma possono cambiare completamente e questo può generare un microambiente che non consente anche ai nostri TKI di inibire la crescita della malattia. E cosa succede? Succede che, per esempio, se noi usiamo un farmaco come Erlotin, cioè un anti-IGFR mutato, in pazienti che hanno un tumore polmonare, questa è la loro prognosi. Ma se combiniamo Erlotin con un bevacizumab, che è un farmaco che blocca l'angiogenesi, probabilmente noi andiamo a creare una distruzione del microambiente e ricreiamo un'attività che è migliore. Non è risolutiva, ma è migliore. E quindi sostanzialmente noi dobbiamo cercare di sviluppare quello che stiamo facendo e stiamo parlando in questo momento di, per esempio, della biopsia liquida, degli strumenti che ci consentano di poter seguire nel tempo sia la creazione di nuovi composti sui nuovi bersagli molecolari che sono quelli di resistenza, modelli che ci permettono di studiare la combinazione dei farmaci in funzione di quello che sono i risultati, ma anche un sistema meno invasivo possibile per seguire l'andamento della malattia del paziente, perché se il nostro paziente ha un tumore polmonare, voi vedete che, per esempio, questa è la storia delle mutazioni di GFR nel tumore polmonare, abbiamo TKI, cioè inibitori delle tirosine chinasi di prima generazione e seconda generazione, che hanno questo risultato, a cui noi poi davamo i inibitori delle TKI che bloccavano una mutazione tipica delle GFR, che è la TIS-190, che è un meccanismo di resistenza alle prime due generazioni di TKI, Rosimer invece la contrasta, e vediamo che questo può dare un risultato, ma se noi iniziamo con Rosimer, ovviamente abbiamo una durata della risposta molto più lunga e non abbiamo l'inserzione, la comparsa della TIS-190. Quindi possiamo selezionare i meccanismi di resistenza in altro modo. Ne avremo altri, perché anche con i smertimi non guariamo la malattia. E questi sono i dati che ve lo dimostrano. La stessa cosa è con anche un altro dei target, l'allenamento di ALK, famoso perché ha cambiato la storia dei tumori polmonari. I tumori polmonari ALK riarrangiati hanno un atteggiamento molto aggressivo, possono dare più facilmente metastasi cerebrali, eccetera. E come voi vedete, ai farmaci di prima generazione ci possono essere diversi farmaci che vanno a interagire con le mutazioni secondarie o con mutazioni con arrangiamenti diversi che caratterizzano sostanzialmente il meccanismo di resistenza a questo farmaco. Questo l'abbiamo scoperto ripetendo le biopsie. Però tutto questo può essere fatto anche sul sangue. E infatti, oggi come oggi, noi adesso stiamo facendo studi per cui seguiamo l'andamento di comparsa nel sangue periferico di analizzando il DNA circolante di geni che possono essere per esempio RAS, KRAS, i quali sono geni di resistenza a certi tipi di trattamento con farmaci inibitori di GFR anche nei tumori del colon, e in funzione del fatto che il paziente, per esempio, trattato in una prima linea con un anti-GFR a un certo punto va in progressione, se noi vediamo che la biopsia liquida fa vedere che sul DNA circolante, quindi è un DNA più interessante da studiare, perché voi dovete considerare che quando io faccio una biopsia, per il concetto di eterogenicità che vi ho spiegato all'inizio, potrei fare la biopsia nella sede sbagliata. Cioè non è detto che tutte le sedi di malattia abbiano le stesse caratteristiche.
E non è detto che tutte le sedi di malattia abbiano la stessa composizione della popolazione cellulare. È un po' più complesso di così. Però se le cellule che muoiono liberano il DNA circolante e noi andiamo ad analizzare il DNA circolante, troviamo l'espressione di RAS in una percentuale che è anche solo superiore al 3%, nel momento in cui la nostra malattia sta crescendo, noi possiamo pensare che questo gene è quello che ci sta condizionando il fallimento di questo trattamento. Perché questo trattamento non funziona in presenza di un segnale mandato da RAS, che è un po' più in basso del segnale dell'epidermal growth factor receptor. E quindi, in questo caso, dobbiamo proporre una chemioterapia diversa, senza IGF-1R, magari con un antiangiogenetico, e se ripetendo la biopsia liquida vediamo che questa percentuale di RAS si è ridotta molto, possiamo rifare un rechallenge con il farmaco anti-IGF-1R. Ecco, questo tipo di processo lo stiamo adottando in tantissime situazioni ed è un sistema che ha una tecnologia molto molto interessante. Il limite è il falso negativo, perché se noi troviamo dei geni positivi siamo più tranquilli, ma se non li troviamo potrebbe esserci un problema di non espressione o non rilascio di DNA circolante da parte delle cellule di quel tumore, per esempio. O di eliminazione troppo rapida, o di digestione troppo rapida, ci sono una serie di passaggi tecnici. Comunque è sicuramente un passo perché in alcuni tumori, per esempio quelli polmonari, che spesso sono difficilmente biopsiabili se le metastasi sono a livello polmonare, il fatto di fare una biopsia liquida e trovare magari dei target sulla biopsia liquida ci consente di dare delle informazioni. Vi racconto una storia di stamattina. Io stamattina avrei dovuto chiamare una signora della Valtellina, la quale è venuta da me in ottobre perché aveva una lesione ossea metastatica, per cui ha fatto una biopsia al Gaetano Pini. Nella biopsia la patologa, che è una bravissima patologa, voi sapete che le biopsie sulle ossa sono un po' difficili da leggere perché il processo di analisi, cioè deve essere decalcificata la biopsia ossea, e quindi questo va a alterare molto le caratteristiche del DNA, dell'RNA, cioè l'analisi molecolare su queste cellule è più difficile. Comunque, la dottoressa Parapioliti, che è la patologa del Pini, ha descritto cellule di tipo neoplastico, ombre cellulari, quindi in realtà non ha visto delle cellule, però ha immaginato che quelle cellule fossero atipiche. Io vedo la signora dopo 2 mesi della biopsia, gli faccio rifare degli esami e la signora ha un cambiamento pazzesco del quadro osseo, nel senso che la sua vertebra è sostanzialmente ricalcificata. Quindi il mio radiologo, che aveva fatto la prima diagnosi, ha detto: "Guarda, Filippo, questo è un quadro che è completamente cambiato. Come hai curato questa signora? Come sei bravo?" Come al solito, dico: "Ma guarda, io veramente questa signora mi posto le mani, abbiamo discusso un po' sui vini della Valtellina, lei sicuramente preferisce lo Sforzate, io uso, preferisco la Valpolicella, ma comunque sostanzialmente abbiamo discusso un po' di questo." E non abbiamo fatto niente, abbiamo fatto fare una PET, la PET era positiva in alcune sedi, ma non sull'osso. Ed erano tutte sedi mediastiniche. Gli ho fatto fare 2 biopsie liquide. Una biopsia liquida aveva una mutazione di K-RAS, una biopsia liquida aveva una mutazione di IGF-1R, che non torna tanto perché sono 2 geni, in genere sono 2 mutazioni mutualmente esclusive. Solo molto raramente sono mutazioni che si esprimono contemporaneamente. Quando succede, vince K-RAS, cioè l'anti-IGF-1R non funziona. Allora, a quel punto, avendo lei dei linfonodi mediastinici, essendo un'ex fumatrice, o forse ancora che ancora fumatrice, io le ho proposto di fare una mediastinoscopia con il prelievo biottico dei linfonodi mediastinici, convinto che bisognasse escludere la malattia. Lei ha fatto la mediastinoscopia 2 settimane fa. E questa settimana su tutti i linfonodi asportati non c'è tumore. Quindi capite la complessità. Io penso che questa signora non abbia tumore, non mi spiego perché abbia una mutazione, vi farò rifare un profilo ancora più sofisticato sull'analisi
sul sangue periferico, però sicuramente non ho nessun elemento per trattarla. E quindi la seguirò nel tempo, magari verrà fuori qualcosa, magari ha una piccolissima malattia in una sede che ancora non abbiamo capito, però sicuramente l'osso, per esempio, non era metastatico o ha un comportamento che io non mi riesco a spiegare. Quindi capite che nonostante la tecnologia diagnostica, perché questa signora ad oggi ha fatto due PET, una mediastinoscopia, la biopsia del linfonodo della vertebra, cosa, almeno due TAC con mezzo di contrasto, e nonostante tutto questo, due biopsie liquide, analisi molecolare su tutto, non siamo arrivati a capire la storia. Quindi questo è, io scommetterò sul fatto che lei non abbia malattia, però ovviamente non si potrà mollare il corpo. Capite qual è la complessità del problema? Non so se sto andando un po' lungo, comunque queste sono le ultime diapositive su quello che è il concetto dell'approccio agnostico, e cioè quello che non è legato al fatto che c'è una mutazione che è collegata a una malattia, è legato al fatto che c'è una mutazione o una caratteristica molecolare e questa in qualche modo condiziona un'opportunità di trattamento. L'approccio agnostico è sostanzialmente quello che noi studiamo con i basket. E ovviamente è un'attività che è indipendente dal contesto. Quindi noi cerchiamo la cura con un farmaco che funzioni sull'alterazione e non ci interessa il contesto, cioè la diagnosi, che si chiami glioblastoma, che si chiami melanoma, che si chiami tumore delle biliari, se la mutazione è BRAF per noi usiamo lo stesso tipo di cura. E per esempio questo funziona molto bene. Allora questo è quello che abbiamo imparato su modelli di diversi tipi di tumori in presenza di una mutazione di un gene che si chiama BRAF. Questa mutazione, che in realtà qui non abbiamo messo, si chiama V600E, non V600 solo, però è una mutazione che risponde molto bene a una combinazione dei BRAF inibitori con i MEK inibitori. Non vi sto a spiegare a lungo perché il BRAF inibitore funziona meno bene della combinazione con MEK. La sintesi è questa, cioè se io blocco BRAF c'è una pathway che va a riattivare un'altra via di trasmissione del segnale che passa attraverso MEK, che è a valle di BRAF. Se blocco anche MEK, questa pathway è bloccata molto meglio e quindi l'escape per la cellula è molto più difficile. Combino dei BRAF inibitori con dei MEK inibitori e ottengo, in presenza di mutazioni di BRAF, una percentuale di attività che è tra il 30 e il 40% in quasi tutti i tumori, nel melanoma è superiore al 60%, però non nei tumori del colon. Ok, come mai non nei tumori del colon? E quindi uno va a cercare di capire cosa sta succedendo nei tumori del colon. Allora, i tumori del colon hanno fatto una serie di studi e hanno visto che l'attività dei farmaci in combinazione, cioè da BRAF e trametinib, dà una percentuale di attività molto modesta. Se noi però andiamo a combinare i BRAF con chemioterapia e anti-GFR, o se noi andiamo a combinare BRAF inibitori con inibitori di EGFR, la probabilità di risposta aumenta molto. E quindi è stato fatto uno studio che si chiama Bacon, il quale ha studiato la combinazione di BRAF inibitori, MEK inibitori più il cetuximab, che è un EGFR inibitore, o la combinazione solo del BRAF inibitore con l'EGFR inibitore, o una combinazione con chemioterapia. La sintesi è che con due farmaci, cioè bloccando EGFR e BRAF, nei tumori del colon abbiamo un'attività che è migliore di quella della chemioterapia, con una progression free survival che è uguale o migliore a quella della chemioterapia. Quindi sostanzialmente nei tumori del colon il trucco non è bloccare MEK, ma è bloccare anche IGFR. E quindi questo l'abbiamo imparato. Negli altri tipi di tumore, vedete, questo è un classico basket, si è visto che questo tipo di combinazione invece richiede la combinazione del BRAF e del MEK inibitore, perché evidentemente in questi altri tipi di tumori
in particolare quelli delle vie biliari, che sono tumori difficilissimi da curare, evidentemente non c'è un fattore di crescita come epidermal growth factor, che nel colon evidentemente conta molto. Infatti è uno dei farmaci biologici che usiamo di più quando non ci sono mutazioni di geni come BRAF o KRAS, che può funzionare. E questo, per esempio, è quello che succede utilizzando questo tipo di combinazione in tumori delle vie biliari. Vedete? In alto la resistenza, in basso l'attività. Sopra il 50% è l'attività vera, sopra il 30% è l'attività riconosciuta. Ci sono altri approcci agnostici. Sicuramente l'instabilità dei microsatelliti è stato il primo approvato e è una delle cose che conta anche nel tumore dell'endometrio. Nel tumore dell'endometrio, se c'è un deficit del mismatch repair, l'attività dei immunoterapici funziona, è alta tra il 30 e il 70%. Se non c'è questo, è sostanzialmente poco rilevante. Questa stessa cosa succede anche nei tumori del colon, che sono tumori non sensibili all'immunoterapia. Quindi la presenza di instabilità dei microsatelliti nei tumori del colon è quello che ha permesso l'approvazione da parte dell'FDA di pembrolizumab per questo tipo di terapia come approccio agnostico. Bene, questo riconoscimento non è stato dato da EMA e neanche da AIFA. Oggi come oggi ci danno il pembrolizumab a uso compassionevole o con il fondo del 5 per 1000 di AIFA, ma ancora EMA ha chiesto uno studio randomizzato che confronti questo tipo di trattamento con la chemioterapia tradizionale, perché considerava il tumore del colon, l'instabilità di microsatelliti nelle fasi iniziali è associata con una miglior prognosi della malattia, esattamente il contrario nella malattia avanzata. E però questo è uno dei limiti dell'approccio regolatorio. Per vedere altri target agnostici, possiamo vedere come funziona TRAC questo tipo di tumore, indipendentemente dal tipo di malattia, e vedete che quando c'è un arrangiamento di TRAC, di ROS1 o di ALK, la probabilità di avere una risposta terapeutica, indipendentemente da dove viene il tumore, è molto molto alta. E questo, per esempio, è quello che avviene nei sarcomi. Guardate questa malattia orrenda trattata con un farmaco orale nei sarcomi. Vedete, questi sono tutti i tipi di tumori in cui TRAC. Abbiamo studiato TRAC e dove c'è una fusione, vedete che nella grande maggioranza dei casi c'è una risposta. Quindi TRAC è stato un altro target agnostico, cioè è stato riconosciuto come agnostico dall'FDA, anche dall'EMA, ed è in corso l'approvazione anche in AIFA per la rimborsabilità sia di Lorentrectinib che Entrectinib. Un altro target interessante è RET. RET, come vedete, è espresso da una è il target tradizionale del tumore midollare della tiroide e anche dell'anaplastico, però è molto presente in tanti altri tipi di tumore. Quindi noi adesso lo cerchiamo e questa è la ragione per cui ci stiamo orientando sul tumor molecular board per l'analisi di tutti questi geni, perché nel momento stesso in cui c'è un'espressione di RET, noi cerchiamo. Allora, sapercatinib, che è il farmaco che cura RET, è in questo momento in approvazione per il tumore della tiroide, però indubbiamente in relazione ai dati di cui disponiamo probabilmente diventerà un altro target agnostico. E questo è un aspetto. L'altro aspetto è che ovviamente fare studi molecolari a tappeto con su tantissimi geni fino a poco tempo fa era molto costoso. Adesso il costo delle analisi con le tecniche NGS stanno riducendo molto. Ma per esempio noi che abbiamo dovuto fare lo screening per TRAC, se un tumore aveva una mutazione di EGFR o KRAS o HER2, eccetera, noi tendenzialmente non lo analizzavamo per TRAC o per RET, cioè noi sapevamo che queste due mutazioni non erano compatibili. E in effetti selezionando i pazienti bene, abbiamo trovato un'espressione di RET mutato che non era l'1,5% descritto della popolazione non selezionata, arrivava fino al 5-6%. Quindi il clinico deve, in
imparare a collaborare con i propri colleghi del laboratorio e i patologi per poter anche guidare il processo di selezione. Quindi se lui sa che questo suo tumore ha una mutazione che in qualche modo non ha niente, è mutuamente esclusiva con quella del target che stiamo studiando, non te lo farò cercare. E questi sono i passi successivi, cioè ovviamente continuando a fare biopsie e in continuazione noi possiamo trovare ovviamente la fusione o le mutazioni come meccanismi di resistenza, e per esempio EGFR ha RET come meccanismo di resistenza e tanti altri. Quindi questo è di nuovo il discorso che si cerca a un certo punto, oltre al target diagnostico, anche, ripetendo la biopsia, meccanismi che ci spieghino la resistenza al trattamento che abbiamo fatto, che possono essere mutazioni acquisite del nostro bersaglio, molto frequentemente, ma tantissime altre. Questi sono altri target che vengono selezionati in questo momento sempre sulla base diagnostica, e io con questo avrei concluso, cioè nel senso che spesso di aver abbracciato, forse è stato un po' lungo, però spero di non avervi dato troppe nozioni, ma più una filosofia di approccio. Grazie. Grazie mille Filippo per questa non interessante ma affascinante overview, davvero sei stato più lungo ma il tempo è volato, ti ringrazio davvero perché anch'io ho capito molte cose, soprattutto ho un'idea di quello che potrebbe essere il futuro e quello che sono i limiti attuali e le difficoltà di questo tipo di approccio, che davvero è un cambio di paradigma, è davvero ma è un cambio di paradigma. Io a questo punto aprirei la discussione, potete alzare la mano e io vi darò la parola per porre domande al professor De Bro, o alternativamente potete anche scrivere in chat le domande. Nel frattempo, Filippo, avrei una domanda di tipo generale, no? È ovvio che tu ci hai delineato un frame estremamente complesso, estremamente affascinante, in cui ovviamente l'impegno delle risorse è notevole. Allora, siamo in un momento in cui la value-based healthcare definisce un po' le priorità di allocamento delle risorse rispetto ai valori, ed è ovvio che se qui immaginiamo solamente un paziente oncologico, la qualità della vita e il vivere, la sopravvivenza sono i due target fondamentali, i due valori fondamentali. Però volevo chiederti qual è in questo momento il rapporto tra ciò che le risorse che la comunità deve mettere e i benefici che noi abbiamo rispetto alla popolazione in questo momento che può aver benefici da questo tipo di approccio. Cioè, è qualcosa di iniziale per cui tutte queste metodiche, questo approccio, secondo te, diventeranno economicamente sostenibili, oppure dobbiamo restringere il nostro interesse su delle corti più piccole in maniera tale da essere più efficienti e usare le risorse meglio? Non so se... Ho capito benissimo, è una domanda molto, 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 molto adeguata al momento. Allora, dal punto di vista economico, la tecnologia per l'analisi delle mutazioni, cioè l'analisi mutazionale e... il punto fondamentale è che non c'è nessun test che dà tutte le risposte. Cioè, se noi usiamo per esempio una tecnica, quello che noi usiamo di più si chiama Foundation Medicine One, è un sistema di analisi di Foundation Medicine che è stato acquisito dalla Roche, analizza più di 450 geni contemporaneamente e dà una serie di informazioni. Secondo me però, per esempio, sui riarrangiamenti e le fusioni è meno sensibile e preciso di un'altra
tecnologia che si chiama Archer. E poi, come vi ho spiegato, quando noi andiamo a studiare dei geni, per cui per esempio ci interessa l'espressione del gene alterato, lo studio dell'RNA è più preciso, oppure anche l'immunistochimica, perché per esempio se noi studiamo la metilazione di un gene che si chiama GMT, il gene è metilato, però poi facciamo un vetrino e andiamo a vedere se l'espressione c'è, se il vetrino si colora, il fatto che ci sia una metilazione del gene nel 30% delle cellule non ci dà nessuna possibilità di considerare quello una ragione per trattare quei pazienti con temozolamide, perché indubbiamente ce ne sono tante altre che invece se ne fregano della metilazione, o comunque quella metilazione non inibisce l'attività. E quindi il problema è che bisogna integrare le tecniche. Il lato positivo è che la tecnologia costa sempre meno. Noi eravamo preoccupati dell'NGS che costava 10.000 euro a paziente, adesso questi test costano poche centinaia di euro. Oddio, un'analisi Foundation Medicine pagata privatamente da un paziente costa nell'ordine di 3-4 mila euro ancora. Poi se pagata per istituzioni private che ci guadagnano sopra può costare anche il doppio o comunque un buon 50% in più. Da noi, per esempio, che abbiamo degli accordi con Foundation, costa circa 1.500-2.000 euro, ma costerà sempre di meno. E per esempio, quello che era l'RNA-seq, che è quello che tutti i miei giovani ricercatori bravi vorrebbero fare, e che io ho cercato di frenare proprio per la ragione che dicevi tu, perché un RNA-seq costava 10.000 euro, adesso ne costa 4-5.000, quindi comincia, se dobbiamo studiare piccole popolazioni per capire meglio, in un ambiente come il nostro, che è un istituto di ricerca, secondo me è obbligatorio che io mi sbatta per trovare le risorse per fare queste cose. Per l'attività, il discorso è un po' diverso, perché io credo che deve esistere un network, cioè noi non possiamo forzare i pazienti a doversi muovere, non tutto è ricerca, per cui un hotspot con i geni fondamentali per poter fare una decisione ragionevole, di buona qualità, quindi standardizzato secondo alcuni criteri, per esempio l'AIOM, cioè l'Associazione Italiana Oncologia Medica, ha stabilito dei criteri da generalizzare per avere i test genetici utili per le patologie che se ne possono avvantaggiare, può costare veramente, non dico poche decine, ma sicuramente meno di quello che costa fare un'analisi immunistochimica su 5 o 6 item su un vetrino, in termini di tempo, cioè semplicemente su consideri il lavoro del tecnico, la preparazione dei vetrini, la lettura, eccetera. Tutto quello che va su una macchina, chiaramente poi c'è un discorso di magari maggior costo della tecnologia, ma sicuramente minor costo dell'organizzazione. Per cui è una cosa che si può sicuramente fare, va fatto in quel modo. Poi è chiaro che se da lì dobbiamo andare ad approfondire per avere delle informazioni diagnostiche, perché abbiamo della resistenza, non abbiamo il risultato che ci aspettiamo, bisogna fare un salto di qualità e quello però magari sarà riservato a quello spazio a cavallo tra la ricerca e, diciamo, la diagnostica molecolare. Quello che io vorrei sottolineare è che oggi come oggi, almeno per i pazienti con tumore, la ricerca è un'opzione terapeutica, cioè non è più solo una cavia, cioè partecipare a studi clinici è realmente un'opzione terapeutica quando manca un'alternativa standard soddisfacente. E quindi tutto questo deve essere preso in considerazione, io credo che ci sarà un'implementazione delle risorse in questo senso. Benissimo, grazie mille Filippo. C'è Paolo Vercellini che voleva intervenire. Paolo? No, avevi la mano alzata? No. Sì, scusate, non riuscivo ad attivare il microfono. Intanto mi associo a quanto detto da Nicola, Filippo, veramente dire che la tua presentazione è stata affascinante e dire poco. Volevo, in linea con quanto detto da Nicola,
fare qualche considerazione sulla base di un articolo in press su JAMA Oncology del gruppo di Christopher Booth del Queen's Cancer Research Institute di Kingston, Canada, che mi sembra ai miei occhi molto in linea con quanto detto da Nicola. E io non mi occupo di oncologia e se dovessi dire qualche cosa di scarsamente fondato, se mi correggerai ovviamente. Allora, questo gruppo di ricerca già in anni precedenti aveva fatto delle overview di tutti i trial clinici pubblicati in alcuni periodi, inizialmente dal 70 all'80, poi dal 2005 al 2009, e quest'ultimo articolo riguarda tutti i trial clinici pubblicati dal 2010 al 2020 su tre particolari tumori: seno, colorretto e polmone, pubblicati su sette riviste maggiori: New England, Lancet, Lancet Oncology, JAMA, JAMA Oncology, Journal of Clinical Oncology e Journal of National Cancer Institute. Allora, questa loro ultima overview che cosa dimostra? Perché io sono anche rimasto davvero molto colpito dall'utilissimo excursus che tu hai fatto sui trial clinici in oncologia in particolare. Allora, secondo questi dati, che sono ancora in press, non sono ancora comparsi, ci sono alcune caratteristiche che lasciano un filo perplessi. Intanto il follow-up mediano si è sostanzialmente ridotto dagli ultimi anni 90 ad ora, da 47 mesi a 37 mesi, e gradualmente l'overall survival come primary endpoint gradualmente scema, perché oggi di gran lunga il main outcome adottato prevalentemente è il progression free survival, che però non necessariamente poi dopo è il migliore indicatore per l'overall survival, che è l'outcome decisamente che interessa di più i pazienti, io credo. Inoltre ci sono altri aspetti così che mi hanno lasciato un po' perplesso. Allora, intanto rispetto agli anni precedenti, oggi praticamente la quasi totalità dei trial clinici di fase 3 è supportato dall'industria. Addirittura se andiamo nelle targeted therapy arriviamo al 96%. Ma quello che mi colpisce è che negli ultimi anni c'è veramente un'escalation impressionante dell'uso dei professional medical writers. Complessivamente nel decennio 2010-2020 i professional medical writers sono pagati dall'industria, l'uso dei professional medical writers è aumentato dall'11% nel 2010 al 67% nel 2020, il che significa che indipendentemente da chi è il primo autore che dovrebbe assumersi la responsabilità di scrivere il manoscritto, in realtà il manoscritto è redatto da professional medical writers pagati dall'industria. Questo agli occhi di tutti costituisce un conflitto di interesse mostruoso. Peraltro, in questi tre tipi di cancro, il beneficio mediano, tu hai detto che non è l'unica cosa da guardare, c'è altro ovviamente. Comunque, colpisce che il beneficio mediano sia intorno ai tre mesi. Cioè, tutti questi studi, la gran parte dei quali positivi, mirati alla progression free survival, in realtà hanno un beneficio di progression free survival di 2.8 mesi e negli studi che riportano l'overall survival di 3 mesi e mezzo circa. Infine, poco più di un terzo di questi studi ha valutato la qualità della vita. E tenendo conto che più di due terzi di questi studi erano studi palliativi, probabilmente la qualità della vita ha un impatto molto importante. Alla fine di tutto questo, riprendo il discorso di Nicola sul value, sul valore di questi trattamenti innovativi.
che devono mettere insieme potenziali benefici, potenziali rischi che tu hai giustamente elencato, insomma, hai correttamente portato l'attenzione su questi trattamenti dicendo che non è che necessariamente sono sostanzialmente meglio di altri trattamenti chemioterapici, ma se mettiamo insieme anche il costo di questi trattamenti, anch'io mi allineo con Nicola e ti chiedo, ad oggi, e magari non soltanto all'Istituto dei Tumori, dove ovviamente si fa ricerca avanzata, ma guardando magari un po' più, in modo un po' più allargato, secondo te qual è il valore di queste terapie, il reale valore di queste terapie innovative, considerando quindi anche i costi, gli opportunity cost e quanto pesa sul Servizio Sanitario Nazionale un approccio di questo genere? E se pensi che oltre ad essere una, come posso dire, una medicina, basata sugli unmet needs dei pazienti da una parte, quanto in realtà soddisfa alcune esigenze dell'industria oltre che quelle dei pazienti? La mia domanda è un po' provocatoria, ovviamente, e potrei non essere stato molto, molto preciso, insomma. È stato chiarissimo. Provo a risponderti in maniera sintetica, perché questa è una discussione perenne che io ho fatto in AIFA. Io in AIFA ho condotto il tavolo oncologico per anni e questa era la domanda. Allora, in generale dobbiamo tener conto che la spesa sanitaria italiana è circa la metà di quella degli altri grandi paesi industrializzati europei e nonostante questo noi abbiamo a disposizione per i nostri malati tutti i farmaci ad alto costo. Questo dobbiamo considerarlo. E se noi dovessimo migliorare, sicuramente non è la spesa farmaceutica quella rilevante, è la spesa organizzativa della struttura sanitaria. Quindi io ritengo che è vero, è giusto, è molto alla moda parlare del costo dei farmaci ed è sicuramente molto criticabile l'atteggiamento dell'industria farmaceutica che specula su alcuni tipi di farmaco. Abbiamo visto quello che sta succedendo con i vaccini in questi giorni. Però che sia un reale problema io lo considero abbastanza relativo nei numeri, perché la spesa farmaceutica ospedaliera è un quarto della spesa farmaceutica sul territorio, quindi i farmaci che sono, cioè nell'insieme i farmaci ad alto costo per oncologia sono comunque importanti, ma quello anche per qualsiasi altra indicazione, io credo che debba essere fatta una costante discussione sul costo dei farmaci e con le aziende si deve arrivare. Io ho promosso una roba che si chiamava Pain by Result quando ero in AIFA, non sono mai riuscito a pubblicarlo perché al di là di qualche commentary eccetera, perché ovviamente era un argomento un po' delicato e i direttori di AIFA che sono succeduti a Nello Martini volevano avere loro in mano il pallino, non mi hanno lasciato avere i dati dei registri che erano quelli su cui avevamo costruito questo meccanismo, per cui io ritenevo che il farmaco vada pagato quando dimostra di essere efficace e non quando non è efficace. E questo già può rendere un grosso risparmio, no? Concettualmente. E su quel modello però poi si è cresciuto l'altro, perché ovviamente se tu hai il companion diagnostic, quindi scegli il farmaco in funzione del target e il paziente al target, questo valorizza il farmaco in qualche modo e aumenta le probabilità che ci sia un'attività. Per quanto riguarda il concetto di attività rispetto al concetto di efficacia, io sono d'accordo con te, però vanno viste le cose sul singolo studio e i canadesi hanno un po' questa attitudine di voler analizzare, perché anche loro hanno una medicina, diciamo, sociale, che tendono a essere molto restrittivi nelle indicazioni. Per esempio, gli inglesi fanno lo stesso, ma non lo sono perché approvano tutto e poi il NICE decide cosa fare e non fare
E infatti in Inghilterra ci si cura molto meno bene che in Italia, per esempio, in oncologia, perché non usano tutti i farmaci che possiamo usare noi. Però se tu vedi l'insieme, cioè non la differenza del singolo studio, tu vai a notare che la sopravvivenza media di un paziente con tumore del colon metastatico adesso è intorno ai 30 mesi. Se tu vai a vedere la mediana di sopravvivenza di un paziente con tumore del colon metastatico negli anni di 15 anni fa era intorno ai 9. Quindi c'è stato un impatto di fattore 3. Quindi è vero che questo è stato ottenuto con studi che nella loro individualità avevano differenze marginali, perché anch'io discutevo prima con i tuoi specializzanti, i tuoi colleghi, che proprio questo aspetto. Ieri hanno approvato una combinazione chemioimmunoterapica per lo stomaco, l'FDA, con un vantaggio di sopravvivenza di 3 mesi e di progression free survival di un mese e mezzo quasi. E dicevo, secondo voi è un dato che ha senso presentato così? Ecco, quello che ha senso è vedere quanti pazienti sono vivi a lungo termine, cioè la percentuale, perché la mediana ormai non ci dà più questa informazione. Per assurdo, se tu vai a vedere i dati di un trapianto di midollo nelle leucemie o nei linfomi, la mediana è sfavorevole, perché la maggioranza dei pazienti che hanno un problema muoiono nella fase di induzione. E quindi c'è una curva a picco che poi però si appiattisce nel braccio di pazienti trattati col trapianto che sono guariti, e lì hai un 20%, 30% di guariti. E invece va giù progressivamente e a 2 anni non c'è nessuno vivo di quelli che non hanno fatto il trapianto. Quindi il concetto è dobbiamo decidere che cosa misuriamo, e vederlo sul singolo studio è molto difficile. Perché ci stiamo spostando verso la progression free survival? Perché ovviamente avendo molte più linee di cura è il problema del tumore della mammella. Cioè gli studi di overall survival del tumore della mammella è già molti anni che non si fanno nella malattia metastatica, perché il tumore della mammella ha almeno 10 chemioterapici che sono attivi, più da fine anni 90 almeno 3 o 4 opzioni ormonali, adesso sono aumentate. E quindi chiaramente in una sequenza così lunga di possibilità terapeutiche è molto difficile valutare l'impatto di sopravvivenza di un singolo trattamento in funzione delle linee successive. Capisci? Quindi è un po' cambiata la metodologia. Avendo a disposizione più cure, lo studio della sequenza diventa molto molto più complesso e quindi si valuta la progression free. Questo è il dato che sta succedendo. Io quello che suggerisco, e suggerivo prima, è che se noi andassimo ad analizzare la percentuale di pazienti vivi nel tempo e non la mediana, probabilmente avremo un dato numerico molto più preciso su quello che è l'impatto sociale di quello che noi investiamo, cosa che così non abbiamo. E quindi diamo uno strumento da una parte allo statistico che migliora da 3 a 6% un'attività, che vuol dire 100% in più, e quindi dà valore al farmaco statisticamente, ma dal punto di vista dell'impatto in realtà è molto modesto, e non diamo valore alla popolazione che trae un reale beneficio da qualcosa, perché se noi abbiamo una mediana di 2 mesi di sopravvivenza in più di un trattamento, ma abbiamo un 20% in più di pazienti vivi a 4 anni, noi sappiamo che abbiamo 2 pazienti su 10 che a 4 anni possono aver avuto un cambiamento significativo della loro vita. E anche dal punto di vista contrattuale con le aziende, questo sarebbe un dato che ci dà un'informazione molto maggiore su come gestirci l'approccio economico, che poi è quello che è più importante nel nostro paese. È chiaro che il discorso FDA non regge, perché FDA se ne frega, e anche EMA non vogliono entrare in merito al prezzo, loro danno solamente un'indicazione sul valore, sull'interpretazione della possibile efficacia o attività del farmaco. Il discorso del costo non lo prendono in considerazione. Noi che lo dobbiamo prendere in considerazione avremo bisogno di strumenti diversi. Però l'analisi del singolo studio fatta in quel modo, secondo me, non dà l'impatto di quello che è stato il cambiamento. E io te lo do in un altro modo. Noi abbiamo dei grossissimi problemi in questo momento in oncologia, ma non noi, l'istituto, le oncologie.
del mondo, perché abbiamo in competizione su strutture che non sono aumentate in termini di risorse, di spazi, eccetera, i nuovi pazienti con i vecchi pazienti che sono ancora in cura. E questo è lo stesso problema dell'ematologia. Cioè un paziente che ha mieloma multiplo, che una volta moriva in 2, 3, 4 anni, adesso che ha 6 linee di trattamento e vive 15, però vive 15 anni facendo un'infusione tutta la settimana o ogni 2 settimane. E questi pazienti sono nei day hospital e saturano le risorse dei day hospital e limitano l'accesso ai nuovi pazienti. E questo noi è un problema che abbiamo in maniera enorme. Quindi questo dimostra che c'è molta più gente viva col cancro, ma che purtroppo è viva sotto cura. I farmaci orali in parte risolvono questo problema, ma per esempio l'immunoterapia non è di questo tipo. Adesso ci sono nuovi immunoterapici orali, e quindi questo però dà la prova di come è cambiata la popolazione. Ultimo punto, la qualità di vita, assolutamente fondamentale. Sicuramente tu segui molto bene la letteratura e sai che gli score di qualità di vita sono una delle cose più controverse da interpretare nel mondo, perché sono score da 30 domande, da 60 domande, da 16 domande, che devono essere molto ben spiegati ai pazienti, perché è un po', cioè, per dire, noi abbiamo provato a fare un test di assessment sulla qualità del nostro servizio ai pazienti per via informatizzata, e il dato informatizzato rispetto al dato raccolto cartaceo con l'interrogazione era completamente diverso. E quindi evidentemente quando tu vai a cercare di interpretare queste cose è un po' difficile da fare sicuramente, ma è sicuramente qualcosa su cui bisogna lavorare, perché è indubbio, trattamenti che hanno una finalità palliativa di cronicizzare non possono non tener conto dell'outcome e della qualità di vita. Quello che posso dirti è che molte delle persone che fanno trattamenti con i nuovi farmaci, a differenza dei chemioterapici, fanno una vita quasi normale o comunque ritornano a essere attivi, e questo è abbastanza importante. Molto bene, grazie. Paolo, non so se vuoi aggiungere qualcosa, non ci sono altre domande. Quindi a questo punto direi che è mezzogiorno e 3 minuti, abbiamo iniziato in orario e finiamo in orario. Vorrei ringraziare ancora Filippo per la bellissima, veramente bellissima, anche appassionata dissertazione. E quindi ringrazio tutti, ringrazio gli organizzatori Paolo Vercellini e buon weekend a tutti. E io ricordo a voi. Ringraziando ancora sia Filippo che Nicola, ricordo che il prossimo incontro del nostro Mangiagalli Journal Club sarà l'8 maggio, dove affronteremo il quarto degli incontri dedicati alla gestione clinica dei fibromi uterini, e in quell'occasione parleremo delle alternative di trattamento. Grazie moltissimo. Grazie ancora. Grazie a tutti. Arrivederci. Arrivederci.